Legalità e sicurezza sono necessarie per assicurare un vero sviluppo, soprattutto nelle aree interne, quelle che da sempre sono nel mirino del crimine organizzato. Lo ha detto il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli ieri a Sant'Angelo dei Lombardi, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria da Franco Roberti, procuratore nazionale dell'antimafia. Se questa comunità ha inteso accogliere nel novero del suo essere comunità le donne e gli uomini della Polizia di Stato, vuol dire che questa comunità riconosce la Polizia di Stato come un elemento essenziale della sua stessa esistenza. In uno dei comuni devastato dal terremoto del 1980, Gabrielli ricorda la sua esperienza di volontario in quelle terre martoriate, ma che hanno saputo rialzarsi nel segno della legalità. Ero in questi luoghi come giovane volontario universitario pisano e in qualche modo poi le vicende della vita professionale mi hanno riportato a tornare qua. Questi eventi così distruttivi, così calamitosi, poi possano avere un esito tutto sommato positivo e favorevole. Franco Roberti si dice convinto perché le forze dell'ordine possono lavorare insieme al territorio per dire un convinto no all'illegalità. L'Alta Irpinia è sempre stato un territorio di, come dire, attenzionato dalle organizzazioni mafiose campane, proprio perché non essendo per fortuna un territorio con insediamenti mafiosi può, diciamo, rappresentare un obiettivo per il riciclaggio, per i reinvestimenti illeciti, per tutto quello che fa parte dell'armamentario mafioso, soprattutto per quanto riguarda il profilo economico.